su e le cose a strisce. E api e vespe, e serpenti e rane. Ma che bella lista interessante, Elsie. Oggi c'era la lezione di scienze e abbiamo imparato tutto sulle creature a strisce gialle e nere. I colori di avvertimento della natura. Io spero di non incontrare niente a strisce gialle e nere. Potrebbe essere pericoloso. Oh, su, non essere sciocco. Ma che significa avere le strisce bianche e nere? Ecco, questa è un'ottima domanda, su. E c'è anche un ottimo motivo per averle. Quale, nonno? Sì, ce lo dica. Forse è meglio se ve lo faccio vedere. Cosa c'entra il parco con le strisce bianche e nere, nonno? Cosa c'entra? Ma tutto, su. Io? Oh, guardate laggiù. Non vedo proprio niente. È sparito! Nonno! Non preoccuparti, sono sempre qui. Vi sto tenendo d'occhio. Ti nascondevi. Si chiama mimetizzazione. Divertente! Ci voglio provare anch'io. Tu chiudi gli occhi e io mi mimetizzo, su. Pronta! Tocca a me! Strisce gialle e nere! Su! È ora di andare! Mimetizzare se sono vestito con tanti colori, Pock. Ci vogliono dei vestiti a strisce. E io ho soltanto vestiti colorati. Chissà se... Mamma! Sono qui, Bisù. Il nonno ci ha spiegato tutto sulle strisce bianche e nere e la mimetizzazione. Ho qualche vestito vecchio che posso fare a strisce. Da cosa devi nasconderti, Bisù? È solo per gioco! Beh, stavo per buttare questi. Sono un po' vecchi e sbiaditi, ma forse ti vanno ancora. Una grande striscia nera. Quando sarà finito, Pock, sarò mimetizzato alla perfezione! E nessuna cosa a strisce gialle e nere riuscirà più a trovarmi. Vediamo se funziona, Pock. Mamma! Papà! Su! Dove sei? Bisù! Ero sicuro di averlo sentito. Sono qui! Mi ero mimetizzato! Per forza che non ti vedevamo! Tutto sommato, il tuo nuovo aspetto sembra funzionare. I negozi erano tutti pieni oggi, ma sono contenta. Che cosa hai comprato? La bisnonnina voleva un lenzuolo nuovo per il suo letto e così gliel'ho preso. Una cosa a strisce gialle e nere! Non è un amore? Glielo puoi portare su? Sono sicura che le piacerà. Mm.
Oh, Joe, cosa stai facendo? Sto mettendo via quella cosa a strisce gialle e nere. È il mio lenzuolo nuovo? Sì, bisnonnina, ma non si è mai abbastanza attenti con le strisce gialle e nere. Oh! Che carino, è un amore! E come ti sembro? Nonno, ci sono dei posti nel parco dove posso esercitarmi? Sì, così vediamo quanto funziona il tuo costume. Una cosa a strisce gialle e nere! Su! Che succede? In fondo non ho tanta voglia di andare al parco, nonno. Andiamo! Che strano! Non capisco cosa gli ha preso. Sembra il costume di Zinnia, Su. È appena andata una grande festa in costume. E ho vinto il primo premio, perciò dovevo farvi vedere quanto sono bella. Ma sei gialla, è nera e a strisce. Ora che sono qui, voglio giocare. Io faccio la peregina e tu raccoglierai il mio miele. Oh no! Sì, sì, torna indietro! Tanto ti vedo! Non mi posso nascondere! No! Preso! Cos'è tutto questo chiasso? Un'ape ci dà la caccia dentro casa! Vuole prendermi perché è invidiosa del mio bel costume! Penso che voglia soltanto uscire da qui. Stai attento, nonno! Povero Calabrone, era più spaventato lui da voi che voi da lui. Voleva semplicemente andare fuori a cercare un fiore. Anche se è una cosa a strisce gialle e nere. Se voi la lasciate in pace, la natura, il più delle volte non vi farà del male, anche se sono cose a strisce gialle e nere. Allora, il lenzuolo della bisnonnina non mi deve far paura. E non mi dovrei preoccupare delle macchine gialle a strisce nere? Certo che no. Zinnia non è un pericolo vestita da ape? Beh... Oh, nonno! Oh. Mm?